Ciao baby Ophelis, sono Gabriella, bentornati sul mio canale. Oggi siamo qui per l'ennesima volta, sarà tipo il quarto anno di fila, per fare il Mid-Year Freakout Book Tag, ovvero un book tag che ormai faccio appunto ogni anno per andare un po' a parlare delle letture dell'anno fino a questo momento, quindi di metà anno. E ci sono tantissime domande, quindi direi che possiamo iniziare. La prima domanda è: il libro migliore che hai letto nel 2020? Allora, ce ne sono veramente tanti. Come sapete, io a queste domande non so mai dare una sola risposta, cioè non vi so dire, bah, questo. In questo caso c'è effettivamente il libro migliore che ho letto nel 2020, però vorrei poi velocemente parlarvi di altri libri che ho amato tantissimo negli scorsi mesi. Comunque per me il libro migliore assolutamente è stato L'orso e l'usignolo di Catherine Harden, che è stata una lettura che mi ha sorpreso tantissimo. C'è un video dedicato sul canale. E mi è piaciuto dall'inizio alla fine, mi ha dato delle emozioni incredibili, ho amato ogni pagina di questo libro, il suo stile, la sua atmosfera, il world building, i personaggi. L'orso e l'usignolo è decisamente il libro migliore dell'anno, vedremo se sarà superato, anche se non credo. Però oltre L'orso e l'usignolo ho altri in realtà 5 libri di cui voglio parlare, perché mi dispiace non parlarne, visto che è un libro, un video. Visto che è un video in cui alla fine si fa una sorta di recap delle letture di metà anno, e io leggo tanto, lo sapete, mi dispiace parlarvi di un solo libro ogni volta, quando in realtà ce ne sono tanti altri. Ad esempio, altri libri che mi sono piaciuti sono The Lost Queen di Simon Pike. Non ne abbiamo ancora parlato perché l'ho letto a giugno, quindi ne parleremo nel wrap-up di giugno, però sappiate che mi è piaciuto da morire. È un libro ambientato nella Scozia medievale, è ispirato anche alle leggende di Re Artù, ne parleremo, comunque è veramente bellissimo. Ho amato anche tanto 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 Girl Serpent Thorn, che è invece un libro ispirato alla mitologia persiana, dove la principessa è un mostro, mettiamola così, perché ha un potere mostruoso, una maledizione mostruosa. Anche in questo caso ne parleremo meglio prossimamente. E oltre questo ci sono altre 3 letture che ho amato tantissimo, sono Loki, ma sapevo che mi sarebbe piaciuto perché io amo il personaggio di Loki della Marvel e questo libro non mi ha deluso per niente. Dopodiché ho amato da morire La Catena d'Oro di Shadowhunters, perché e mi ha fatto riscoprire l'amore per Shadowhunters e soprattutto mi ha fatto ritornare all'epoca delle origini, che rimane la mia trilogia preferita, quindi La Catena d'Oro, uno dei libri migliori dell'anno. Ultimo ma non per importanza, La Nona Casa di Leigh Bardugo, che mi è piaciuto per tantissimi motivi, mi ha sorpreso in maniera positiva, avevo aspettative medie, invece sono state super mega superate. E mi è piaciuto tantissimo, quindi ve lo straconsiglio. Di quasi tutti i libri, in particolare La Nona Casa, L'Orso e l'Usignolo, Loki e La Catena d'Oro, ci sono dei video dedicati sul canale per ognuno di loro in maniera specifica. La seconda domanda è: il miglior sequel che hai letto nel 2020? Anche in questo caso mi è difficile rispondere con un solo libro, quindi saranno di più. E il primo che vi cito è, per tornare all'Orso e l'Usignolo, La ragazza nella torre, che ho letto subito dopo L'Orso e l'Usignolo, ed è il sequel e mi è piaciuto tanto quanto il primo, tantissimo, l'ho amato, super apprezzato. La trama prende una piega completamente diversa dal primo libro, quindi l'ho amato veramente tanto. Avrei voluto leggere nella prima metà dell'anno anche L'inverno della strega, l'ultimo lo sto leggendo adesso, quindi ne parleremo nel wrap up di luglio su Instagram sicuramente, anche prima, e sono sicura che sarà all'altezza sia dell'Orso e l'Usignolo che nella ragazza della torre. Comunque, altri 2 sequel che ho amato tanto quanto La ragazza nella torre, sono stati veramente i 3 sequel che ho amato di più, sono Venom di Beck Sogan, ovvero il sequel di Viper, che mi è piaciuto da morire, proprio il sequel che volevo, che speravo fosse in questo modo, e mi è piaciuto ancora di più di Viper, che era già un libro che mi era piaciuto tanto, quindi ve lo straconsiglio, io vi dico e continuo a dire di leggere Viper. Purtroppo ci sono in inglese e anche un inglese intermedio avanzato, per niente semplice. E stessa cosa della ragazza nella torre, Venom, un altro sequel che ho amato tantissimo è The Empire of Gold, ovvero l'ultimo libro della serie di The City of Brass, La città di ottone, che è uscito da poco in Italia. È un libro stupendo, mi ha
fatto piangere come nessun altro libro quest'anno mi aveva fatto piangere, quindi sì, un sequel meraviglioso che ho straapprezzato per tanti tanti motivi, non mi ha per niente deluso, una conclusione degna di una trilogia meravigliosa che è appunto quella di The Devabud Trilogy, che è iniziata con The City of Brass. Velocemente altri tre sequel che ho amato tanto perché mi dispiace non citarli, allora più o meno allo stesso modo, quindi mi sono piaciuti anche Hearts of Fierce and Broken, che è il seguito di A Curse of Dark and Lonely, e Il Portale degli Obelischi, ovvero il seguito della quinta stagione, entrambi bellissimi. Non mi hanno emozionato tanto quanto i primi tre che vi ho citato, ma comunque mi sono piaciuti tanto. E a un gradino più in basso, ma davvero un piccolo gradino più in basso, c'è anche Echi in Tempesta, che mi è piaciuto tantissimo come conclusione della saga dell'Attraverso Specchi. La terza domanda mi chiede la nuova uscita della prima metà dell'anno che non hai ancora letto ma che vuoi leggere. Allora, una è La Grazia dei Re, di Ken Liu, se non ricordo male l'autore. Comunque, La Grazia dei Re, che è uscito per Oscar Volt, e non l'ho ancora letto, non l'ho ancora neanche acquistato, però mi interessa tantissimo, visto dei pareri contrastanti, e vorrei fondare la mia opinione a riguardo, quindi voglio assolutamente leggerlo, mi ispira. Poi The Court of Miracles, che ho ma non ho ancora letto, perché è un libro ispirato, o comunque una sorta di retelling dei Miserabili, quindi ambientato qualche anno dopo la Rivoluzione Francese, con la protagonista che è proprio Eponine, abbiamo anche Cosette, quindi vedremo. Dopodiché abbiamo Forest of Souls, che dovrebbe essere il prossimo libro della Fairyloot, quindi vedremo. Però mi sembra molto molto bello, e anche qui io sono stata colta dall'amore per la cover disegnata da Charlie Water. E poi Sister Osborne's Songs, che è un libro ispirato alla mitologia, in particolar modo, se non ricordo male, quella nordica, fra due sorelle che hanno dei poteri diversi. Mi sembra molto bello, e tra l'altro l'autrice l'ho già apprezzata con The Queen's Rising, quindi sì, questi quattro sono quei quattro libri che sono già usciti, non ho ancora letto, ma li voglio assolutamente leggere. Quarta domanda, nuova uscita della seconda metà dell'anno che attendi e che non vedi l'ora di leggere, ce ne sono tante. Allora, ad agosto esce Midnight Sun, ne abbiamo già parlato in un video, e Midnight Sun è essenzialmente il libro che la me 14enne attende da tanti anni, da 14 anni, quindi sì, assolutamente lo leggerò. È Twilight dal punto di vista di Edward, che doveva già uscire tanti anni fa, poi non è più uscito, c'erano sempre state voci negli ultimi anni, doveva uscire, non doveva uscire, alla fine finalmente esce ad agosto, è in italiano a settembre per la Fazzi Editore, quindi sicuramente ad agosto leggerò Midnight Sun. Altra uscita che aspetto tantissimo è The Invisible Life of Hedy LaRue, che uscirà anche in italiano, non si sa ancora quando, però uscirà, di Victoria Schwab, che esce ad ottobre, e io non vedo l'ora perché secondo me sarà un libro della Schwab che amerò tantissimo, uno standalone, tutti lo stanno apprezzando e sono solo che contentissima. Un sequel che attendo tantissimo, che uscirà il 1 settembre, è Blood and Honey, ovvero il seguito di Serpent and Dove, anche detto Serpente Deodorante, perché io ho bisogno di sapere, perché è un libro che mi è piaciuto tanto, spero che anche il seguito sarà all'altezza, insomma. Sempre a settembre poi uscirà The Forgotten Kingdom, che è il seguito di The Lost Queen, di cui io ho parlato prima e non vedo l'ora, questa sarà una trilogia. Ho letto la trama e davvero io sono sicura che il secondo libro sarà bello tanto quanto il primo, se non di più. E sempre a settembre esce il nuovo libro di Carrie Maniscalco, ovvero The Kingdom of the Wicked, una cosa del genere. Comunque, avendo amato tantissimo Carrie Maniscalco, sicuramente mi piacerà anche questo qui, anche perché è ambientato in Sicilia nel XIX secolo, se non ricordo male, sembra molto carino. E ultimo, A Sky Beyond the Storm, ovvero l'ultimo libro della serie di An Ember in the Ashes, Il Dominio del Fuoco, che esce il 1 dicembre. Non vedo l'ora, non so quando uscirà in italiano, ma penso che uscirà, però non vedo l'ora, io sto già malissimo, malissimo. Quinta domanda, la peggior delusione di questa prima metà dell'anno. Allora, ne ho un po', però devo dire che effettivamente quello che mi ha deluso di più, proprio perché speravo sarebbe stato bello, e perché il primo libro mi è piaciuto veramente tantissimo e questo mi fa male al cuore, è Figli di Virtù e Vendetta. Anche questo l'ho letto a giugno, quindi ne parleremo meglio nel wrap up di giugno. E però è un sequel che non è assolutamente all'altezza del primo libro, che ha tantissimi ma tantissimi difetti, che mi ha fatto arrabbiare e mi ha rattristito, perché davvero non mi è piaciuto neanche un po', ma ne parleremo meglio nel wrap up. Sono molto triste. Altri libri che non mi sono piaciuti e che non ho più qui con me, no, in realtà uno ce l'ho e che mi sono scordata di prenderlo, che è questo qui, Wicked as You Wish,
mi sono scordata di prenderlo. Comunque è un libro che non ho neanche finito perché non mi è piaciuto per niente, era troppo confusionario e banale. Stessa cosa dicasi per la banalità, Dangerous Remedy, speravo davvero mi piacesse. Alla fine l'ho venduto, anche se era un'edizione bellissima, ma non mi è piaciuto per nulla. Ero arrivata a metà, in questo caso. E ultimo libro che vi cito, che anche in questo caso è stato venduto perché non mi è piaciuto per niente, The Shadows Between Us, che è un libro che era, aveva tutte le carte in tavola per essere un bel libro, peccato sia stato scritto coi piedi e quindi... Non è vero, sono contenta se a voi è piaciuto, davvero tanto contenta, però è un libro che aveva per me tantissimi difetti, ne ho parlato in uno degli ultimi wrap-up e non mi è piaciuto per niente. Grande delusione perché era stato venduto come un libro su un grande cattivo, un amore fra serpeverde, e invece no. Sesta domanda, la miglior sorpresa di questa prima metà dell'anno. Devo ammettere che i libri che più mi hanno sorpreso, nel senso che li ho iniziati con aspettative medie e invece sono diventati due dei miei libri preferiti, in particolare il primo, sono L'orso e l'usignolo, appunto, e La nonna casa, perché appunto avevo aspettative medie quando li ho iniziati, non pensavo che mi sarebbero piaciuti così tanto, in particolare questo, ma anche La nonna casa. E quindi sì, la miglior sorpresa è stata decisamente leggere questi due libri. Bellissimi. Settima domanda, nuovo autore preferito, e anche qui io lo so che sono banale, questo video è monotematico, ma vi dico Catherine Harden, perché L'orso e l'usignolo per me è scritto divinamente e quindi lei, non vedo l'ora di leggere altro tra l'altro oltre questa trilogia. Ma vi cito anche Julien Marillier, di cui ho letto Wildwood Dancing, che non rientra nei libri migliori di poco, però lo stile è veramente magico, tant'è che non vedo l'ora di leggere La figlia della foresta e poi andare avanti con la serie di Seven Waters e poi leggere ancora altro dell'autrice, lo farò sicuramente. E anche Sine Pike, quindi l'autrice di The Lost Queen, mi ha catturato con il suo stile, che sebbene può sembrare un po' ostico all'inizio, è perfetto per narrare un romanzo storico barra fantasy, quindi sì. Loro tre autrici meravigliose, che hanno in comune il fatto che mi hanno fatto innamorare dell'atmosfera creata all'interno dei loro libri e del world building descritto in maniera magnifica. Ottava domanda, nuova crush letteraria. Non posso non citarvi Morosco della serie dell'Orso e l'Usignolo. Lo so, sono monotematica, però lui è proprio la più grande crush di quest'anno. Io lo amo profondamente, voglio che mi prenda al posto di Vasia e mi porti con lui nell'inverno più gelido, anche se io odio l'inverno, capite i miei livelli? E oltre Morosco, che è un personaggio davvero meraviglioso e voi lo amerete, leggete L'Orso e l'Usignolo, c'è anche però in realtà tutto il cast della Catena d'Oro di Shadowhunters, in particolare i Merry Thieves, quindi James, Matthew, Christopher, Thomas, sono quattro personaggi veramente bellissimi. E la mia crush più grande però diciamo che è per James, perché gli Arundale non mentono mai. Oddio, Jace non è che mi piaceva in The Mortal Instruments, però James è figlio di Will e non poteva non piacermi. Le mie più grandi crush decisamente di quest'anno, Morosco, primo su tutti, ma anche James Arundale. Nona domanda, un libro che ti ha fatto piangere. Allora, ve l'ho citato anche prima e quindi lo riprendiamo, The Empire of Gold è il libro che mi ha fatto più piangere quest'anno, perché per tanti motivi che non vi posso dire, però sono legati ai personaggi, alla trama, a come si conclude, a tante scene particolari. Veramente ho pianto tante volte leggendo The Empire of Gold, è quello che mi ha fatto piangere di più. Però devo ammettere che ci sono stati altri due libri per cui ho pianto, La ragazza nella torre, che erano più pianti anche di frustrazione, perché ci sono delle situazioni in cui Vasia si trova che ti fanno molto arrabbiare, soprattutto se si è donne, le si capiscono, e piangevo anche per quello, per rabbia, e quindi mi è piaciuto tanto anche per questo, mi ha dato tante emozioni La ragazza nella torre, e però piangevo anche per disperazione a un certo punto, mamma mia. E un altro libro per cui ho pianto, già citato, è Echi in tempesta, perché comunque anche qui ci sono un paio di scene che il cuore proprio te lo prende e te lo frantuma in mille pezzi, quindi anche qui era un pianto disperato. Sì. Decima domanda, un libro che ti ha reso felice. Allora, se mi seguite sapete che... Decima domanda, un libro che ti ha reso felice. Allora, se mi seguite sapete che da aprile circa io e poi anche io e la mia book squad abbiamo iniziato due gruppi di lettura, quindi io sto rileggendo da una parte Il Signore degli Anelli e dall'altra la serie di Harry Potter.
Quindi con il Fangirl Legge Tolkien GDL sto amando e mi sta facendo bene rileggere Il Signore degli Anelli, che è una delle mie serie preferite e mi rende felicissima. E dall'altra parte mi rende felicissima rileggere anche Harry Potter, tutta la serie, uno al mese per 7 mesi appunto, quindi da aprile. E con la mia Book Squad appunto abbiamo il Wizard Squad GDL ed è bellissimo perché sono due delle mie serie preferite, anzi le mie serie preferite. È meraviglioso poter ritornare da una parte nella Terra di Mezzo e dall'altra Hogwarts. Le cose che mi rendono più felici sono queste, quindi sono questi libri che mi hanno reso più felice quest'anno. In realtà ovviamente anche L'Orso Lusignolo, anche Loki, tantissimo, anche La Catena d'Oro, perché sono comunque libri che mi hanno fatto innamorare di tutto. Poi Loki e Shadowhunters sono degli amori che già c'erano, quindi sì, questi sono i libri che mi hanno reso più felice quest'anno. Anche i sequel che mi sono piaciuti, in particolare The Empire of Gold, perché comunque hanno concluso, ho continuato delle serie in maniera giusta e quindi mi hanno reso felicissima. Però sì, diciamo più le riletture, ma anche gli altri libri. L'undicesima domanda è: l'adattamento cinematografico più bello che hai visto quest'anno? Nessuno, anche perché il cinema è stato chiuso, nel senso che alla fine il cinema è stato aperto quest'anno a gennaio e febbraio e adesso credo stia riaprendo, insomma, a giugno. Però non ho visto nessun adattamento cinematografico che deriva da un libro. Non credo, no, che io ricordi, no. E quindi non posso rispondere. Dodicesima domanda. La recensione che hai fatto quest'anno, che hai girato quest'anno, che ti piace di più? È una domanda a cui non so mai propriamente rispondere, perché a me piace registrare tutti i video, anche ovviamente quelle che riguardano le recensioni. Però non so, forse proprio quella dell'Orso e Lusignolo, di Loki, della Catena d'Oro o anche di Crescent City, perché sento di averne parlato bene, anche da Non a Casa, cioè sento di, magari, spero, aver fatto una buona analisi del tutto, o quantomeno aver, cioè essere riuscita a trasmettere quello che volevo. Anche con Crescent City, che è appunto un libro che non mi ha fatto impazzire, ho detto tutto quello che volevo dire analizzandolo e dando anche delle critiche giuste e giustificate a Crescent City. Però anche appunto L'Orso del Signore, Loki, La Catena d'Oro e La Nona Casa, dove comunque credo di essermi impegnata un po', quindi non so, in realtà mi impegno sempre, però questi qui li sento un po' più miei, non so perché, però spero che in realtà tutte le video recensioni che faccio siano all'altezza. Comunque, è una domanda a cui non so mai rispondere propriamente, magari potete rispondere voi per me, qual è la video recensione che vi è piaciuta di più che ho registrato quest'anno. Tredicesima e penultima domanda: il libro più bello esteticamente che hai comprato o ti è stato regalato, donato, o che hai ricevuto, insomma, in qualche modo? Allora, ne ho tanti, quindi preparatevi, perché non ho potuto sceglierne uno solo. Comunque, se mi seguite sapete che sto collezionando la serie Storie senza tempo di RBA e quindi ne ho preso uno, ovvero il primo, ma sono tutti esteticamente bellissimi. Qui si parla proprio di book porn. Spesso mi chiedete cosa significa book porn. È un libro esteticamente bellissimo. Quindi le edizioni in tessuto della Cranford Collection, dei classici di RBA, per me sono dei piccoli book porn bellissimi. Ma devo ammettere che è un book porn anche questo, ovvero i seguiti. Ho preso quest'anno il quarto e il quinto, che è questo qui, che non vi ho ancora mostrato perché è del Book Haul di giugno, di Harry Potter, comunque la collezione di Grifondoro che sto facendo ormai da un po' di anni. Questa qui mi piace tantissimo anche perché all'interno c'è un'illustrazione di Sirius Black, che è il mio personaggio preferito. Questi sono dei book porn, parliamoci chiaro. Mi mancano gli ultimi due libri, non vedo l'ora. Dopodiché ne abbiamo due di Shadowhunters. Vabbè, il primo è Chain of Gold, perché ragazzi questa copertina è spettacolare. Tra l'altro qui abbiamo anche la fan art. Ma la copertina è bellissima, bellissima. Chain of Gold è stupendo, ma anche lui, Clockwork Angel, che è l'edizione da Collector Edition dell'Angelo, che ha all'interno le fan art qui, ma anche altre all'interno, come potete vedere, sono
personaggi principali essenzialmente, ma anche all'interno ci sono poi delle illustrazioni stupende, quindi Clockwork Angel assolutamente un'edizione da book porn. Poi in realtà abbiamo alcuni libri delle Bookish Box, ve l'ho già mostrato, Girl Serpent Horn, secondo me è stupendo, che è una cover esclusiva, rosa, con le pagine colorate di verde Tiffany, comunque dei colori pastello bellissimi. Poi all'interno c'è una fan art meravigliosa, per me stupenda, quindi questa edizione è spettacolare. Ma oltre questa, che appunto era un'edizione speciale della Fairyloot, sempre della Fairyloot c'è Bone Crier's Moon, che secondo me è un'edizione spettacolare, anche qui le pagine verdi glitterate, il titolo in dorato, vabbè, firmato, ma anche qui ci sono delle fan art bellissime. Mentre un'edizione dell'Illumicrate bellissima è The Court of Miracles, proprio l'ultimo arrivato, che è bellissimo anche perché vabbè, l'interno è anche fatto in questo modo, ma soprattutto si toglie la copertina, che è meravigliosa, guardate qui, cioè veramente un'edizione spettacolare e sì, esclusiva. Ma ultimi non per importanza, anzi, ci sono due libri che ho qui, però in realtà tutti i libri che Oscar Wilde ci porta sono stupendi. Qui ho La città di Ottone, che è spettacolare, ma anche Loki stesso, insomma, entrambi hanno le pagine colorate, la cover originale. Qui dentro, tra l'altro, abbiamo questa qui, è la mappa, insomma, è bellissimo, mentre la copertina di Loki diventa Loki stesso, cioè il poster. C'è anche Falce, insomma, ci sono tre edizioni Oscar Wilde in rigida che sono veramente curate nei minimi dettagli, che io adoro tantissimo. Ultima domanda: che libri hai bisogno, hai la necessità di leggere entro fine anno? Allora, oltre a tutti quelli che vi ho citato prima, quindi quei quattro libri già usciti che non ho ancora letto, più tutte le nuove uscite della seconda metà dell'anno, vorrei leggere innanzitutto dei sequel di libri di serie che ho già iniziato e che non ho ancora letto, e penso di riuscire a farlo proprio ad agosto, perché è giunto il momento, insomma, bisogna farlo. A breve leggerò Il mare senza stelle, sicuramente, appunto, sarà una lettura di quest'anno, proprio di luglio, e vorrei cercare di leggere entro fine anno sia Elantris di Brandon Sanderson, che ho sia in italiano che in inglese, ma anche la serie di Malis, non tanto magari tutta la serie, ma quantomeno il primo libro, mi piacerebbe riuscire a leggerlo entro la fine dell'anno. Comunque, questi qui. Bene, e quindi anche quest'anno abbiamo fatto il Media Freakout Book Tag, che è un po' monotematico a tema orso e usignolo, però vi ho parlato anche di tanti altri libri. Fatemi sapere se il video vi è piaciuto, se immaginavate queste risposte, se volete altre informazioni su questi libri chiedete pure, su molti ci sono delle video recensioni e non solo, dei video in particolare su molti di questi libri. Comunque chiedete pure nei commenti se volete altre info, fatemi sapere se avete amato tanto quanto me alcuni di questi libri, se altri vi hanno deluso, qual è stata... Anzi, voglio sapere, qual è stato il libro più bello? Il vostro sequel che avete amato di più e la vostra più grande delusione? Questi qui. E se anche come me aspettate i libri che vi ho citato prima come nuove uscite. Spero che il video vi sia piaciuto, vi abbia intrattenuto, divertito, vi abbia fatto venire voglia di leggere L'orso e l'usignolo e non solo. Leggete La città di Ottone, leggete Loki, leggete La nona casa, leggete Bone Crier's Moon, leggete tutto quello che vi ho citato prima. Tranne le delusioni, però tutto il resto leggetelo. E niente, spero che il video vi sia piaciuto, ripeto, sia stato utile, decisamente, o comunque quantomeno vi abbia dato positive vibes. Nell'info box tutti i link degli altri miei social, io vi ringrazio per ogni commento, ogni mi piace e ogni iscrizione, se mi seguite appunto sugli altri social, in particolar modo su Instagram. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao!